Il radar, frugando lo spazio invisibile con le antenne prodigiose, apre la strada alla grande nave. Da poco ci si è staccati dal molo di Ormeggio e le bandierine del nominativo si aprono al vento come le pagine di un passaporto per tutti i mari. I nocchieri finiscono di rassettare i cavi del posto di manovra. Dalla plancia comando partono gli ultimi avvertimenti per il governo della nave. Sui binari invisibili delle acque ha inizio così il lungo viaggio. L'ordine e la pulizia sono il segno inconfondibile di tutte le navi. Sono le virtù ataviche della razza degli uomini di mare. Essi devono difendersi in ogni momento dagli attacchi insidiosi della salsedine. La posizione della nave e la sua rotta vengono rilevate e quindi segnate passo passo sulla carta. Controlli minuziosi si compiono di frequente nel reparto macchine. Dalle punterie delle valvole, da ogni dado, da ogni vite, da ogni bullone dei motori dipende la sicurezza del viaggio. Anche sui manometri dei quadri comando batte il respiro dei meccanismi nascosti. Si verificano i distributori di aria condizionata che consentono ai passeggeri una temperatura primaverile a qualsiasi latitudine. Miglio per miglio, gli uomini della nave trasformano il ritmo delle macchine nei diagrammi che ne testimoniano il regolare funzionamento. In ogni momento bisogna essere pronti ad affrontare il pericolo. Non si esagera nell'affermare che l'efficienza della nave e del suo equipaggio dipendono dal numero dei secondi che occorrono per approntare le misure di sicurezza. Alle prove che si eseguono regolarmente in alto mare, le autorità navali annettono estrema importanza. I segnali delle sirene e la voce degli altoparlanti giungono in ogni locale. Attenzione! Prova di abbandono nave! Dalla plancia si ordina per prima la chiusura delle porte stagne che dividono il corpo della nave in tanti settori isolati uno dall'altro. I vigili del fuoco si avviano ai loro posti. La centrale C02 può lanciare anidride carbonica in ogni locale in caso di incendio. L'equipaggio si schiera sul ponte. La consegna è di abbandonare la nave solo quando l'ultimo passeggero si è imbarcato sulle lance di salvataggio. Queste intanto vengono preparate a tempo di record dagli equipaggi di armamento. Vengono tolte le bozze per liberare i battelli di salvataggio. Nei locali delle macchine giunge il segnale che la prova è terminata. La vita di bordo riprende. Il lavoro di ciascuno si inserisce in quello degli altri e sono tutti altrettanto indispensabili. Il cuore
cuore della nave vive ad ogni istante con il cuore di questi uomini. Si controlla la temperatura dei cuscinetti nella galleria delle eliche, dove il rumore degli assi smorza appena la solitudine degli abissi. Dal fondo della chiglia ai locali delle macchine, ogni parte della nave è attentamente osservata, amorevolmente custodita. Timoniere ha le mani sulla barra. Scrutano aperti gli occhi della vedetta. Veglia il comandante sul riposo di chi dorme. Ai confini della notte diventano una cosa sola, la nave, il mare e gli uomini che vanno per mare.